Buongiorno a tutti, ben ritrovati, eccovi collegati sempre qui da Roma. Tra poco parteciperò a una conferenza stampa dove verranno presentati i dati dell'osservatorio Anciconai, ma la notizia di oggi che vi voglio dare non è notizia di oggi, ma una è di ieri e una è già apparsa sui quotidiani online in settimana. Sono due notizie legate all'ambiente e allo sport. Quella più nota e famosa è che gli organizzatori del campionato europeo di calcio del 2020, anche per celebrare i 60 anni del campionato europeo della UEFA, hanno deciso di piantare, per compensare le emissioni stimate in 405.000 tonnellate di CO2, e poi bisogna vedere come sono stati fatti i calcoli, ma non voglio polemizzare. Certo, ci sarà da costruire gli stadi, le opere accessorie per raggiungerle, lo spostamento degli sportivi, dei tifosi, eccetera. Comunque, stimate 405.000 tonnellate, la UEFA ha deciso di piantare 50.000 alberi per ciascuna sede ospitante. Le sedi sono 12 e quindi avremo 600.000 nuove piantumazioni di alberi che dovranno compensare appunto la CO2 emessa per l'organizzazione di questi campionati europei. Una notizia più piccolina, però, che io credo meriti molta attenzione per una serie di ragioni, è che ieri qui a Roma, al Foro Italico, è stata inaugurata la pista di Pietro. Non è la prima, è un brand che è stato dato da Esosport, che è una associazione che promuove lo sviluppo sostenibile, il riciclo e l'economia circolare, gestita e presieduta da Nicolas Melechiou, che avvia riciclo le scarpe da ginnastica. Le scarpe da ginnastica spesso ci chiediamo che fine possano fare, dove possiamo metterle. Ecco, cercate Esosport, fa la raccolta differenziata delle scarpe da tennis e in generale da ginnastica, e vengono triturate, la parte diciamo tessile viene avviata a riciclo con le filiere del tessile, la parte di gomma viene lavorata, riestrusa per ottenere delle o pavimentazioni sportive o le pavimentazioni antitrauma, tipo quelle dei giardini per i bambini dove ci sono le altalene, i giochini. Questi giardini sono chiamati giardini di Betty in memoria della moglie di Nicolas, invece le piste da sportive sono definite le piste di Pietro. Ieri appunto a Roma l'avvio al riciclo delle scarpe sportive e da ginnastica raccolte nella capitale sono state restituite sotto altra forma in questa pista di Pietro al Foro Italico. Quindi vedete, delle buone notizie, delle cose concrete che si possono fare per un futuro sostenibile, proprio questa settimana in cui a New York si stanno negoziando le misure da intraprendere per cambiare rotta sui cambiamenti climatici. Vi ringrazio, vi do appuntamento domani. Ciao ciao!